Manuela Rapuano, Caterina Kensbock, con il numero dell'allenatore Marino, 12 Ramona della Di Marino, con il numero 16 Daniela Longo, con il numero 17 Roberta Diodato e Napoli Carpisa Yamamai. Concessi 2 minuti di recupero. Ha segnato con il numero 17 Roberta Diodato. Le emozioni sono tanti, ma sono soffocati da un dolore purtroppo che non si può descrivere. Però le emozioni ci sono, al momento giusto festeggeremo. Ora ci godiamo questa vittoria e aspettiamo la nostra amica Maria Chiara Mia per festeggiare, perché anche il merito suo se adesso stiamo qua. Quindi adesso non festeggerete, rimandato tutto alla fine del campionato, giusto? Sì, aspettiamo il suo arrivo. Sicuramente dopo 8 anni, io sono giovane, sono la più vecchia, allora la sento tanto questa vittoria. E in questo momento mi sono passati 8 anni della mia vita, cioè avevo 16 anni. E è un'emozione che non ti posso descrivere, però il dolore è più forte. Quindi adesso a fine stagione facciamo un piccolo bilancio, qual è stato il vostro punto di forza durante l'anno?
Questo lascio giudicare a voi, sicuramente il gruppo, quando in una squadra c'è un gruppo non si va, cioè si va avanti, si va lontano, si va veramente lontano. Ma più che emozione in questo momento, mi sento di dire quello che sto ripetendo da ormai una settimana, dopo il grande successo di pubblico della Coppa America, dopo aver visto del pubblico meraviglioso nel derby di pallanuoto tra Acqua Chiara e Posillipo e dopo aver visto finalmente anche un po' di gente qui a Bacoli a seguire il Napoli calcio femminile, mi sento di dire che lo sport a Napoli vuole altro, vuole qualcosa di nuovo, vuole qualcosa di pulito, vuole donne e bambini, persone che vengono a seguire lo sport per far crescere questa cultura sportiva che forse dalle nostre parti ancora molto da conquistare. Il calcio femminile mi ha rapito per questo e quindi è giusto che in questo momento mi sento di dire ben venga un Napoli in Serie A che possa, diciamo, nel tempo aggregare sempre di più, far giocare a calcio tante ragazze che fino a ieri non lo potevano fare, e poi i traguardi sportivi si raggiungono con programmazione, con serietà, quello che noi stiamo facendo da 7 anni, posso dirlo adesso, davvero da soli, con pochi aiuti da parte di tutti, per merito soprattutto di due marchi come Carpisa e Yamamai che credono fortemente in un progetto diverso e per merito di tanti operatori come me, Lello Riccio, Bruno Moriello, persone che lavorano quotidianamente, sottolineo gratis perché lo facciamo tutti per passione, per portare avanti quello che è la nostra sfida sportiva napoletana. Dopo il bagno che ci ha fatto Roberta Filippozzi a testimonianza del clima giocoso che ci sta, ti ripongo la stessa domanda di prima. Adesso siete in A2, però penso che tu, come sei perfezionista, già sei proiettato alla torre, in Coppa Italia. Sì, ci godiamo questi festeggiamenti di questi giorni, che è giusto perché se lo meritano le ragazze. Meritiamo di scaricare un po' la tensione che abbiamo avuto in questi mesi, in quest'anno. E poi pensiamo innanzitutto a finire il campionato in battuta, che è un record che io e le ragazze ci siamo prefissi e quindi lo vogliamo raggiungere. Ma poi soprattutto pensiamo a questa gara con la Torres. Come bilancio finale sono contento della stagione perché non potrei dire altrimenti, però logicamente c'è sempre da migliorarsi, soprattutto se si vuole, se vogliamo dire la nostra, ma se vogliamo raggiungere dei buoni risultati nella categoria superiore.